Chiedono la semplificazione del cosiddetto concorsone della Regione Campania e l'assunzione immediata, conferma del contratto entro giugno 2021 senza passare dalla terza prova, così come previsto dal decreto Brunetta. I 1.800 vincitori del concorso RIPAM bandito dalla Regione Campania 2 anni fa e che già svolgono tirocini formativi presso gli enti pubblici. Questa mattina i tirocinanti si sono dati appuntamento davanti alla sede della Regione per protestare contro le nuove modalità selettive annunciate dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Il decreto Brunetta ha già scatenato la settimana scorsa la rabbia di 500 idonei del concorsone e ora scendono in piazza anche i tirocinanti che hanno conseguito un punteggio tale da poter accedere già alla formazione. Qualcuno dice che la prova scritta che abbiamo già sostenuto non potrebbe essere considerata una prova valida in quanto è stata effettuata per accedere al corso di formazione che stiamo espletando. Ma non è così, perché da bando la prova scritta che abbiamo già sostenuto con la valutazione e lo sbarramento di 21 trentesimi serve per stilare la graduatoria finale. E quindi significa che è una prova valida a tutti gli effetti e che ci permette di entrare in graduatoria. Allora, noi siamo qui per chiedere al Ministro Brunetta, alla Regione Campania, di semplificare il concorsone della Regione Campania che è iniziato nel 2019. Chiediamo delle assunzioni immediate e chiediamo lo stop alle prove, quindi la firma del contratto entro giugno del 2021.